bring the action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh. Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione della Final Eight Scudetto qui a Catania. Andrà in scena da oggi, giovedì 9 agosto, fino a domenica 12. Attenzione perché si giocherà intanto la Supercoppa alle ore 17.30, spiaggia libera numero 1 nella splendida Domus Bet Arena Beach Stadium. Poi da venerdì, a partire dalle ore 14, tutte le gare dei quarti di finale con la Domus Bet Catania che giocherà alle 17.45 contro Viareggio. Match da dentro fuori per accedere alle semifinali di sabato. È stata una grande giornata, grande conferenza stampa con tutti i vertici del beach soccer, con tutte le istituzioni cittadine, il sindaco Pogliese, l'assessore al mare Cantarella, l'assessore allo sport Sergio Parisi, e poi si è parlato di beach soccer, di sviluppo di territorio di Catania, ma soprattutto di questa Domus Bet Arena, oltre 1500 posti a sedere, il grande spettacolo del beach soccer. Andiamo a sentire un po' di protagonisti e per vivere nel migliore dei modi questa 4 giorni che entusiasmerà la spiaggia di Catania e il litorale della Playa. Signor Sindaco, un evento importantissimo, un evento che mette Catania al centro del beach soccer nazionale. Un evento di grande valenza che deve essere accolto con grande soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale che ha svolto il proprio dovere, ma il grande merito è certamente della Catania Beach Soccer, del presidente Bosco, dello staff ormai consolidato, grazie al quale dopo 4 anni di assenza si organizza un evento di valenza nazionale che permette alla nostra città di avere una ricaduta eccezionale in termini di promozione del territorio per anche la copertura mediatica che questo evento comporta grazie alle testate non soltanto regionali ma nazionali. Quindi alla Catania Beach Soccer va certamente il plauso delle istituzioni. Noi abbiamo fatto soltanto il nostro dovere e continueremo a farlo nella consapevolezza che lo sport possa svolgere una funzione fondamentale salutistica, pedagogica, nella divulgazione dei valori tradizionali della nostra società, nel rispetto delle regole, ma anche e soprattutto di promozione del territorio. Giuseppe Bellantoni, direttore organizzativo della Domus Bet Catania Beach Soccer. Si è appena conclusa la conferenza stampa di questa Final Eight Scudetto. Non state lasciando nulla al caso tra campo ed extracampo. Sì, salve, ci stiamo preparando al massimo per questo finale Scudetto. Mi è fatto piacere che a questa conferenza stampa hanno partecipato tutte le istituzioni, molti sponsor e anche alcuni tifosi. È stata una bellissima esperienza ieri il nostro allenamento all'arena, dove circa 500 tifosi ci hanno seguito e ci hanno dato una giusta carica per affrontare questa competizione al massimo delle nostre possibilità. Ecco, parliamo della squadra, come sta vivendo questa preparazione, soprattutto domani si giocherà subito questo grande match contro Viareggio alle 17.45. La squadra sta bene, è molto concentrata, e affronteremo questa partita al massimo delle nostre possibilità, come sempre. Portiamo indosso una maglia, uno stemma che rappresenta la città, quindi sicuramente i ragazzi venderanno cara la pelle. Invitiamo un po' tutti i catanesi, vabbè, tutti lo sanno, però c'è bisogno anche di loro, del sesto uomo in campo. C'è soprattutto bisogno dei tifosi, perché ci giochiamo tanto, questo trofeo è tanto che non arriva e lo vogliamo portare a casa. Quindi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti i tifosi.